Sono qui in rappresentanza del movimento No Base. Abbiamo deciso di partecipare perché riteniamo fondamentale un momento di confronto tra realtà che già sui propri territori si stanno battendo dal punto di vista ecologista. Noi, tra l'altro, ci opponiamo alla costruzione di una nuova base militare che dovrebbe essere in un contesto in cui c'è un parco naturale, il parco di San Rossore Massaciuccoli, che insomma è molto importante nella Toscana. Quindi noi siamo sicuri che qui a Taranto possiamo continuare a discutere insieme di quali sono i punti di contatto delle nostre esperienze e capire insieme quali sono le possibili soluzioni. Però ci sono delle forme di resistenza profondissime e ci sono soprattutto dei movimenti che hanno messo insieme la questione di rivendicare l'accesso alla propria terra, alle proprie risorse, insieme a rivendicare l'indipendenza delle donne. Uno slogan che io cito sempre, che è nato in Argentina, in questi luoghi storicamente colonizzati dell'America Latina, che dice: Ni la terra, ni las mujeres somos territorios de conquista, no? Che è: nella terra, nelle donne siamo territori di conquista. Questa è una cosa che secondo me parla una città come Taranto, che non è a caso è un posto in cui, per esempio, esiste una storica mobilitazione delle donne sulle questioni legate alla devastazione ambientale dell'Ilva di Taranto, perché molto spesso sono le donne che pagano le conseguenze ambientali, sia in termini di malattie endemiche, sia in termini ovviamente di gestione della famiglia e degli spazi riproduttivi. Filippo Taglieri di Recommon, voi avete fatto un'inchiesta sulla questione ambientale legata alle navi da crociera della MSC. Le navi sono sempre più grandi, quindi obbligano i porti a fare dei dragaggi, ovvero degli scavi molto profondi per fare in modo che queste navi non abbiano incidenti. Ma con questo lavoro soprattutto apriamo a un altro modello di sviluppo, cioè il modello di accogliere queste navi a 11 piani con 2.000 persone dentro, che entrano, consumano dentro una città del turismo e se ne vanno come se fosse qualche altra cosa. Bisogna sempre stare attenti, seguire i piani industriali che vengono proposti, come ha dimostrato anche qui i ritardi di Hillport sulla parte commerciale del porto di Taranto. Bisogna sempre controllare, perché queste aziende hanno dimostrato con la loro crescita esponenziale di dare sempre meno conto ai diritti dei lavoratori e sempre più conto ai margini di profitto. Quelle che avete ascoltato sono solo alcune delle voci degli attivisti che, come delegati da ogni realtà di lotta, sono arrivati alla cooperativa Robert Owen di San Giorgio per la convocatoria ecologista, un campeggio ecologista con l'obiettivo di condividere le lotte locali fino ai confini del Mediterraneo. Ognuno ha portato la sua esperienza, il suo bagaglio di conoscenze, ognuno ha raccontato la sua lotta per far parte della vita decisionale del posto in cui vive, come gli attivisti provenienti dalla Palestina. So che avete una situazione molto simile a quella della cooperativa Owen. Parlando di ecologia, quali sono le pratiche di resistenza che state mettendo in campo? So I think first of all is to be in the land, to be present in the land. Per prima cosa bisogna essere presenti nel territorio e proteggere il territorio, coltivare il nostro cibo e preservare i nostri semi, insegnare e imparare tutto questo. La formazione della nostra comunità è parte della resistenza. Part of our identity and culture and history, and I semi rappresentano una grande parte della nostra identità, cultura e storia, e se si vuole controllare una nazione, si controllano i suoi semi. Per questo è molto importante per noi preservare la semenza locale, coltivarla, collezionarla, proteggerla e non perderla, per non dipendere dalle grandi aziende come quelle che praticano la monocultura. Ci focalizziamo sugli ortaggi e abbiamo una comunità a supporto degli agricoltori.